eso. ¿Cuál era la penitenciaria? Más que siendo de casa, era más hermoso, que no era más posible ponerle ningún día cielo. Empezaron a nombrar. Afuera están pagando, afuera están utilizando el interno del cárcel, mire. Esistono dei desideri anche all'interno del carcere, dei desideri di libertà, la volontà di rivendicare una vita dignitosa anche in una situazione in cui la libertà personale viene annullata in mano degli aguzzini. Bene, questa volontà l'hanno rivendicata, non stavo in carcere, anche se adesso sono stati divisi, noi siamo sicuri che per loro non ci sarà un passo indietro e continueranno. Ogni giorno, nel momento in cui usciranno da quel carcere, a lottare per la gratitudine, ma non solo, a rivendicare il diritto a un futuro diverso, a rivendicare il diritto a un futuro dignitoso. Noi crediamo che la risposta che ha dato il movimento No Job in queste settimane vada più di qualsiasi parola che noi oggi possiamo dire qua. Attraverso la lotta, attraverso la solidarietà, il movimento si è stretto con un abbraccio, sono tutti gli arrestati di tutta Italia, perché tutte le persone che sono state inquisite, sono state incriminate, sono state arrestate, sono tutte dei capi. Diciamo anche, questo è molto importante, che la solidarietà che stiamo vivendo sulla nostra pelle, la solidarietà che arriva ai nostri compagni, al movimento, è una cosa enorme, è una cosa immensa. E allora tutti i giorni ci sono diverse iniziative in tante regioni d'Italia e continueranno ad esserci nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, le agende di mobilitazione delle più grandi città d'Italia, ma anche delle più piccole, sono dette di eventi per abbracciare e portare solidarietà ai No-Job e alla mobilitazione della Verdi Susa. Bene, queste cose che costano, questa è la forza che il movimento ha dimostrato di avere, che non basterà un'operazione voluta da una magistratura serva dei poteri forti di questo paese a fermare una lotta così forte, così importante. Hanno dimostrato che un'operazione messa così in piede per cercare di dividere fuori dai partiti, per cercare di spaventare, per cercare di demonizzare, non ha avuto alcun risultato se non quello di contattarci ancora di più, di renderci più forti, di farci stare più vicini. Allora questa è la verità. Che cosa? Il fatto che Cadelli non si sia presentato qui oggi cambia ben poco la realtà dei fatti. Non fermeranno le lotte, la lotta con questi arresti. Non fermeranno la nostra voglia di cambiamento, non fermeranno la nostra voglia di costruirci un futuro diverso. Quindi cogliamo ancora adesso l'occasione tutti insieme per salutare, abbracciare i compagni in carcere, annunciando che nei prossimi giorni ci saranno iniziative coordinate in tutte le carceri in cui sono detenuti. La solidarietà arriverà anche lì per non farli sentire soli, per farli sentire sempre e comunque parte di un qualcosa di più grande e forte. Liberi tutti, liberi subito! Liberi tutti, liberi subito, liberi tutti! Liberi subito, liberi tutti, liberi subito, liberi tutti, liberi subito, liberi tutti, liberi subito. Perché hanno ben presente come la parola portata da uno
parlo.